Buongiorno, oggi è lunedì 23 giugno, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione cielo sereno nelle prime ore di questa giornata. Attenzione, nel corso del pomeriggio sono attesi temporali anche di forte intensità, soprattutto verso la serata, temperature in linea con gli ultimi giorni, flessione per quanto riguarda i valori massimi. Una notizia che troviamo sia sul nostro sito internet goinfo.it, sia sarà l'apertura dei quotidiani locali. Purtroppo ancora una vittima sulle strade altoatesine, ancora una volta un centauro che ha perso la vita. È accaduto ieri a Rio Pusteria, un uomo di 41 anni, originario di Novara, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate in un incidente mentre si trovava alla guida della sua moto. E allora con l'aiuto di Mohamed Al-Masmoudi diamo un'occhiata proprio alle aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo questa mattina in edicola. L'Alto Adige, come detto, dedica il suo titolo alla tragedia che si è consumata ieri in Val Pusteria, cade sulla corsia opposta, viene travolto. Tutto questo poco dopo mezzogiorno e 30 nella zona di Rio Pusteria. La cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten ci si occupa dei misteri, intorno al corpo ritrovato, riaffiorato dalle acque del fiume Adige. Il DNA potrebbe dare una risposta sulle identità del corpo di questa, di una donna nella zona di Trento. Vedete anche il quotidiano Dolomiten dedica spazio all'ennesima tragedia sulle strade della provincia di Bolzano, ieri a Rio Pusteria. Rapidamente a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, Senato frenata sull'immunità, l'imbarazzo tra i democratici. Forza Italia dice noi siamo contrari. Mondiali si avvicina alla sfida dell'Italia, sfida decisiva contro l'Uruguay. Guai, sappiamo l'appuntamento è per domani. Immobile e Balotelli, l'Italia va all'attacco. Più api nei campi, la missione di Obama. La Casa Bianca dice bisogna tutelare l'ambiente, su di loro si regge un'economia da 15 miliardi di dollari. La cronaca economica con il Corriere dell'Economia, i consigli da parte degli esperti, ci si occupa di risparmio, la supertassa di luglio, ecco come evitare l'ultima stangata. Il Sole 24 Ore dedica spazio in apertura ad una notizia che interessa da vicino la nostra regione, le eccellenze a livello regionale per quanto riguarda la formazione universitaria. Trento e Bolzano sono ai piani alti della classifica a livello nazionale per quanto riguarda gli atenei statali. Quella di Trento, l'Università di Trento, si contende il primo posto con la Università di Verona. E per quanto riguarda gli atenei non statali, ottimo quinto posto della giovane, tra virgolette, Università di Bolzano, dopo nomi blasonati come ad esempio la San Raffaele, Bocconi, la LUISS di Roma e il campus biomedico sempre della capitale. I dettagli di questa classifica che rende onore alla formazione universitaria in regione li troviamo a pagina 2, dove vengono analizzate le performance nel campo della didattica, della ricerca, ma non solo, anche della sostenibilità, delle borse di studio e dell'attrattività. Come detto, Trento e Bolzano ai vertici universitari nella classifica nazionale. Torniamo allora alla cronaca, la cronaca proprio locale con il dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige. Oltre alla cronaca nera con il centauro che ieri ha perso la vita in Val Pusteria, ci si occupa del successo dell'edizione 2014 del Sella Ronda. 20.000 ciclisti che hanno partecipato a questa iniziativa che è entrata ormai nel calendario sportivo altoatesino, una domenica sui pedali. Piazza della Vittoria, cancellata aperta, visite gratuite, il nuovo centro di documentazione. L'inaugurazione, per avere la data certa sull'inaugurazione, bisogna attendere la conferma della presenza del ministro. Vigili di notte con pattuglie antischiamazzi, tutto questo accade in pieno centro a Bolzano. I dati dei consultori altoatesini, shock, divorzio, già 6.000 le richieste di aiuto, sono soprattutto persone che chiedono una consulenza psicologica per superare il trauma della separazione. I Verdi di Laives si occupano dell'aeroporto e dicono giudici del TAR basta con i rinvii. A Merano, cubature IPES, botta e risposta tra Partito Democratico e Giunta Comunale. Per lo sport, tennis, Seppi in campo a Wimbledon, incrocia la racchetta con Maier e per l'atletica leggera, campionati regionali master, dominio degli altoatesini. Lutto nel cinema, addio alla diva dei teleromanzi, Rosella Spinelli, abitava a Merano ormai da 30 anni. Da segnalare la rubrica del lunedì, Mamma mia, una scuola, una messa
imposta non rispetta le diversità, i dettagli sono raccontati a pagina 7 da Alessandra Limetti. Ancora con la cronaca, andiamo a vedere quali sono i dettagli della cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten. Ci si occupa di politica, ultimi giorni di lavoro, ultima settimana di lavoro per il segretario amministrativo della SVP, Martin Halber, che traccia un bilancio di quanto fatto in 11 mesi di lavoro nella sede di Via Brenner e guarda al futuro. La clausura della SVP nella zona di Carezza, grandi lavori per cercare di dare nuovo impulso al partito di raccolta. Le novità per quanto concerne il trasporto, ci si occupa delle zone turistiche della provincia di Bolzano, l'orario estivo, importanti novità presentate dall'assessore Florian Musner. Si guarda con interesse alle nuove possibilità offerte dalla medicina, alle nuove frontiere quando si parla di terapie contro i tumori, soprattutto aumenta la probabilità di sopravvivenza. Successo per l'edizione 2014 del Rainbow Festival, 2 giorni, venerdì e sabato, di approfondimenti, divertimento anche, ma rapporti con gli esperti riguardo i temi attuali. Tutto questo si chiude, come detto, all'insegna del successo. Sempre per la cronaca a cura del quotidiano Dolomiten, giornate difficili lungo l'autostrada del Brennero, quelle del fine settimana appena trascorso, causa la chiusura di alcune festività sia in territorio austriaco sia in territorio germanico. Ancora con la cronaca che arriva dal capoluogo, ma che riassume un po' tutti gli eventi in provincia di Bolzano per quanto riguarda il mondo cattolico, Corpus Domini, ieri le varie celebrazioni in tutta la provincia di Bolzano. Iniziativa degna di nota nella zona di Sarentino, come ci si può divertire a bordo delle moto da cross senza disturbare la natura, senza disturbare i vicini, in totale sicurezza, un'iniziativa dedicata alle moto di 50 centimetri di cilindrata. Ancora con la cronaca, sempre a cura del quotidiano Dolomiten, per quanto riguarda l'attività all'interno del comprensorio di Merano, una serie di dettagli. Ci si occupa ancora una volta, sempre all'interno del quotidiano Dolomiten, dei risultati dei campionati del mondo in Brasile. Sappiamo c'è grandissima attesa per la giornata di domani quando l'Italia scenderà in campo. Torniamo un attimo alla cronaca in lingua italiana con il dettaglio del quotidiano Alto Adige per quanto riguarda il capoluogo, dalla prima pagina, museo al monumento, sempre aperto e gratis. L'assessore comunale Trincanato dice: gestione da 200.000 euro ogni anno, sono già state formate le guide. Resta il giallo sulla data di inaugurazione legata alla presenza di Franceschini. Vigili in servizio anche di notte con le pattuglie antischiamazzi, iniziato il turno fino alle 2 nelle serate di venerdì e sabato. Il futuro dell'ex prefetto Valenti, sappiamo prefetto della provincia di Bolzano, Valenti in corsa per il comune di Venezia. L'ex rappresentante del governo in Alto Adige è tra i papabili per la nomina a commissario prefettizio. Ancora con la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, Sella Ronda, oltre 20.000 sui pedali, il giro dei passi vietato per un giorno a moto e auto, diventa il regno delle due ruote. Appassionati e intere famiglie che non hanno voluto mancare l'occasione di una giornata spettacolare, grazie anche alle perfette condizioni meteo. Trauma, divorzio, 6.000 le richieste di aiuto, le consulenze nel 2013 presso i consultori familiari e comprensoriali. Se ne aggiungono altre 2.500 per i problemi tra i partner. Chiudiamo con la brutta notizia che ci arriva dalla Val Pusteria: cade in moto, muore travolto da un'auto. 2 incidenti in poche ore. Lo schianto, il più grave, sulla statale di Dio Pusteria. Come sappiamo, la vittima è un uomo di 41 anni, un turista. Un altro incidente, sempre a bordo di una moto, dopo poco a mezza selva. È tutto per la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige. Ci fermiamo qualche istante e poi andiamo a vedere che tempo farà oggi e nei primi giorni di questa settimana. Birket Shop, Living and Garden Design. Per la tua casa, 4 reparti. Giardino, arredamento, bricolage, divertimento, d'altissima qualità. Naturalmente, Made in Italy Alto Adige.
Beer Hair Shop a Villa Bassa. Passione per il legno. Dolomite Express conviene per ricami, articoli promozionali e pubblicità gonfiabile. Punta anche tu sui nostri gadget e aumenta la tua notorietà. Ti garantiamo tempi brevissimi, servizio impeccabile e prezzi giusti. Dolomite Express, per articoli pubblicitari. Benvenuti da Überbacher. Abilità manuale, materie prime di qualità e i migliori ingredienti locali nelle sue 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena. L'azienda familiare di Lyon offre ai suoi clienti il miglior pane fresco, mezzelune e canederli fatte in casa, una vasta scelta di torte fatte in casa anche personalizzate con foto, meravigliose prelibatezze e le più dolci fantasie. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Andiamo a vedere con la prima webcam qual è la situazione. Questa mattina intorno alle 6:10 in bassa Atesina, l'immagine ci arriva dall'abitato di Laghetti, poco oltre i 400 metri di quota. Ci spostiamo come sempre all'imbocco della Val Venosta, nella zona dell'abitato di Foresta, sempre questa mattina intorno alle 6, e diamo un'occhiata anche al panorama verso la città di Merano. La collaborazione con gli esperti svizzeri di Ubimet e Meteo News ci permette, come nostra abitudine, di dare un'occhiata a qual è stata l'evoluzione delle ultime ore per quanto riguarda le condizioni meteo sulla provincia di Bolzano. La vista è quella dal satellite, vedete transiti di nuvole innocue, soprattutto in quota, foschie, che presto lasciano spazio al cielo sereno. La grafica per capire quello che ci attende questa mattina: abbiamo, come detto, cielo sereno, sgombro da nuvole nelle prime ore di questa giornata. Purtroppo col passare delle ore arriveranno le nuvole che porteranno a precipitazioni anche a carattere temporalesco, anche di forte intensità, soprattutto nel corso del pomeriggio. Vedete, le temperature sono in linea con gli ultimi giorni, una leggera flessione per quanto riguarda i valori massimi, che non dovrebbero superare i 27-28 gradi nella zona di Bolzano e Merano. Io vi ricordo che gli aggiornamenti di queste previsioni del tempo sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. L'indirizzo del nostro sito lo conoscete: www.video33.it. Potete rivedere questa rassegna stampa e le varie edizioni dei nostri tre giornali, all'interno della Mediateca i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore, e avete ovviamente la possibilità di rimanere aggiornati in tempo reale riguardo le previsioni meteo. Io vi ricordo alle ore 13 e alle ore 19 gli orari dei nostri tre giornali per rimanere costantemente informati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Vi lascio adesso all'agenda di questo lunedì, seguirà come sempre l'oroscopo. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon inizio settimana. Was, wann, wo, cosa, quando, dove, il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 23 giugno, musica Peter Maffay, Palaonda a Bolzano, ore 20:30-22:30. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete. Giornata ideale per esplorare liberamente l'ambiente che vi circonda. Potreste scoprire qualcosa che vi aiuterà a capire meglio voi stessi. Toro. Potreste trovarvi improvvisamente a capo di un'impresa che potrebbe procurare grandi benefici alla collettività e che richiederà da parte vostra una notevole dose di ingegno e creatività. Gemelli. Fareste bene a offrire la vostra assistenza a una persona che in questo momento è oberata da una serie di pesanti fardelli. Fatelo in modo spontaneo e disinteressato. Cancro. Siete ansiosi di esplorare in prima persona un'attività riguardo alla quale avete avuto una serie di allusioni e messaggi piuttosto criptici da parte di chi già la svolge. Leone. Siete capaci di mettere da parte i vostri pregiudizi per un tempo abbastanza lungo da consentirvi di fare ciò che da sempre vi vietate di fare?
Vergine, siete ansiosi di sapere come se la sta cavando una persona che vi è cara e che si trova molto lontana da casa. Bilancia, sarete soggetti a una serie di influssi negativi e a pressioni esterne che vi renderanno la vita difficile. Ci vorrà molta disciplina e forza di volontà per portare a termine ciò che avete intrapreso. Scorpione, potreste commettere un errore che non avrà conseguenze se sarete subito disposti ad ammetterlo. Siate onesti con voi stessi e con gli altri. Sagittario, potete permettervi di dire cose che non rispecchiano in tutto e per tutto il vostro pensiero, ma le vostre azioni dovranno essere oneste e coerenti. Capricorno, le cose dovranno essere fatte come soltanto voi sapete fare. È probabile perciò che alla fine tutto il lavoro ricadrà sulle vostre spalle. Acquario, non vorrete rendere pubblica una vostra iniziativa fino a quando non avrete la garanzia che nessuno voglia sottrarvene il controllo. Pesci, potreste incontrare casualmente una persona che vi potrebbe cambiare la vita, perciò non state a casa e non chiudetevi in voi stessi.